Ma cosa ha Angela Merkel? Perché continua a tremare? Stamattina le è capitato di nuovo dopo i fortissimi, incontrollabili tremori di 9 giorni fa, mentre incontrava il neopresidente ucraino Zelensky. Allora lei stessa aveva detto che aveva bevuto poca acqua, ma stavolta? Non abbiamo accesso alla sua cartella clinica e il suo portavoce anche stavolta si è affrettato a dire che sta bene e non salterà gli impegni in agenda. A partire dal G20 che comincia domani a Osaka, in Giappone, in cui la cancelliera è chiamata a fare la parte che le si addice, la leader di punta dell'Europa, pronta a mediare tra Stati Uniti e Cina e Russia, abile e scrupolosa nel gestire i dossier sul tavolo. Forse è per questo che la sua salute un po' tremolante fa notizia. Non molto in Germania, a dire il vero, dove le grandi testate non hanno dato rilievo alla faccenda. Non solo per la tipica riservatezza tedesca verso le figure istituzionali, ma anche perché in Germania non hanno ancora cominciato a pensare al dopo. Nessuno o nessuna è ancora definibile come erede di Angela Merkel, 64 anni, che nell'ottobre scorso, dopo la sconfitta della CDU in Assia, ha lasciato la presidenza del partito e nel 2021 finirà il mandato da cancelliere. 2 anni, ancora un bel pezzo di strada.